Pace e bene a tutti. Oggi commentiamo la lettera che Padre Pio scrive a Padre Agostino il 20 giugno del 1915. Siamo a pagina 594 del primo epistolario. A dire il vero si rimane un po' perplessi vedendo le date, perché Padre Pio solitamente rispondeva subito al direttore spirituale. Padre Agostino aveva scritto a Padre Pio il 4 giugno del 1915, ma in realtà non ha avuto risposta. Scrive di nuovo il 19 giugno 1915 ed ecco che subito Padre Pio risponde il 20 e sarà lui stesso a spiegare il perché di questo silenzio. Nelle lettere precedenti Padre Agostino, oltre a dare qualche consiglio e chiedere qualche informazione sullo spirito, porge i saluti delle due sorelle di Foggia, le due sorelle Cerase, ma soprattutto torna a chiedere a Padre Pio cosa sarà di questa guerra. E soprattutto è molto interessante perché Padre Agostino a un certo punto dice: sì, ma noi ci dobbiamo preparare, tu preoccupare, tu stai tranquillo. Tu come stai? Ho saputo che sei impensierito perché temi di essere rivisitato per la milizia. Sta pur tranquillo, perché il Signore ha concesso a te, concede altri dolori per il bene delle anime. Cioè, ti preoccupare che chi ti chiama a te. Ma in realtà poi sappiamo che le cose non sono andate così. Padre Pio, il giorno dopo, il 20 giugno 1915, risponde a Padre Agostino con la lettera che trovate, come ho detto, nel primo epistolario, a pagina 594. Mio carissimo Padre, Gesù e Maria siano sempre con voi e con tutti quelli che l'amano con purità di cuore. Vi santifichino e vi rimunerino del bene che con instancabile costanza cercate sempre di fare all'anima mia, e così sia. Sempre questi saluti molto carini e mai, o quasi mai, banali di Padre Pio. Rispondo alla vostra gentilissima lettera con moltissimo ritardo, ecco il problema, a causa delle mie eccezionali condizioni, per cui io proprio non stava bene. Mio vivissimo desiderio sarebbe quello di scrivervi una lunghissima lettera, moltissimo avrei da dirvi, diversi conti ho saldato con voi, ma mi accorgo, pare mio, che ciò non mi sarà possibile. La voglia di scrivere a lungo mi ha fatto pure procrastinare fino al presente. Ma vedendo che l'importanza non è affare di giorni, mi decido a scrivervi il più necessario e per somma capita. Ecco, quindi dice Padre Pio: se non ho risposto subito perché non stando bene volevo scrivervi una lettera lunga, allora ho aspettato un poco, ma vedo che proprio non ce la faccio, allora rispondo. In verità, la ragione principale che a questo mi spinge, quindi a rispondervi, e togliervi da quella preoccupazione che certamente vi cagiona questo mio prolungato silenzio. Gesù non mi permette che in quest'ora solenne per la nostra Italia, per l'Europa e per il mondo intero, io abbia da sentire qualche refezione spirituale. Non è giusto che in un tempo di lutto nazionale, non tanto, ma mondiale ancora, vi sia un'anima che, dal perché non sia sul campo di battaglia al lato dei suoi fratelli, abbia a vivere anche un solo istante nella gioia. Guardate lo spirito di comunione e di solidarietà che ha Padre Pio. Si rende conto che l'Italia, le diciamo, non l'Italia, ma il mondo intero è in guerra. E allora non possiamo fare che io sto qui e sto bene, mentre gli altri stanno male. Quindi è anche giusto che io soffra, anche se la mia sofferenza è soprattutto interiore e spirituale, oltre che fisica. Ecco, a volte veramente stupisce questo fatto, questa mancanza di solidarietà nel nostro tempo. Siamo capaci nello stesso condominio di avere un funerale e di ballare. Siamo capaci di vivere una situazione di festa quando in un'altra parte del mondo c'è uno tsunami o c'è un terremoto o una guerra.
Ecco, Padre Pio dice no, dobbiamo avere il cuore aperto alla solidarietà con i fratelli che soffrono. Non è che dobbiamo metterci il muso e cosparci di cenere, e cospargerci di cenere ogni volta che succede una cosa di queste, ma dobbiamo comunque avere anche uno stile, delle forme di penitenza che esprimano, e anche delle forme di carità che esprimano la nostra solidarietà con chi sta con chi soffre. E poi Padre Pio descrive anche nei particolari questa sua sofferenza. Il buon Gesù ha posto in un'estrema desolazione il mio spirito. A stento sento di sentire di vivere la vita dei figlioli di Dio. Tutto è deserto, tutto è sconforto per l'anima in questi momenti di trepidazione e di speranza. Di tanto in tanto una tenuissima luce viene dall'alto, tanto per rassicurare la povera anima che tutto è regolato dalla provvidenza di Dio, che miscens gaudia fletibus, mettendo insieme le gioie con le sofferenze, il Padre Celeste la va conducendo per imperscrutabili segreti al raggiungimento del suo fine, che altro non è se non la sua perfezione, l'unione al suo Dio. Ma ahimè, di lì a poco ella, la povera anima, viene immersa in una desolazione ben più funesta di quella di prima. Ecco, mi fermo un attimo perché a volte vi assicuro che, soprattutto quando si ascoltano le persone che vengono per la confessione, per motivi spirituali, a volte si prova anche un certo disagio sentendo le sofferenze che si aggiungono a sofferenze. Ci sono delle persone o delle famiglie segnate da una croce dopo l'altra, da un dolore dopo l'altra. Questo certe volte lascia veramente un'amarezza nel cuore. Occorre pregare Dio che miscens gaudia fletibus, che possa mischiare la sofferenza con un po' di dolori. A volte quando il dolore diventa più forte dobbiamo gridare, Signore, Signore, adesso fermati un attimo, aiutami a respirare, dammi un attimo di gioia. Guardate che veramente il Signore viene incontro in questi momenti, come dice Padre Pio, perché dà degli sprazzi di luce per aiutare a portare la croce. Non vengo a comprendere come si possa vivere allorché Dio benedetto pone un'anima in questo strettoio. Quello che io valgo a dire è che l'anima in questo stato le sembra di vedere lontano, lontano una mano che si occulti e questa mano non può essere se non quella di Dio. Inoltre nell'alta punta dello spirito sente simile a un lieve soffiare di vento primaverile quella bellissima assicurazione del Divin Maestro, che non può cadere un capello del nostro capo senza la permissione del nostro Padre Celeste, che egli venga paternamente su di lei e che provandola con simili desolazioni lo fa sempre per amore e per la sua perfezione. Ecco, anche qui è importante questo spirito di fede. È chiaro che ci sono dei momenti in cui veramente siamo così schiacciati e così oppressi dal dolore perché sembra che veramente non si veda niente all'orizzonte. Però dice Padre Pio, quale assicurazione deve accompagnarci? Quella del Vangelo. Non può cadere dal nostro capo nemmeno un capello se ciò non avviene per volontà di Dio. E allora ecco, è proprio la fede, dice Padre Pio, che deve addolcire la nostra vita la nostra vita cristiana. E infatti poi conclude la lettera, confidiamo sempre in Dio Padre, e a questo ci aiutino la fede viva e i conforti della cristiana speranza, e preghiamo sempre per la pace, e la pace non tarderà ad arridere alle nazioni. Abbiamo rivolto il pensiero al cielo, la vera patria nostra, di cui la terrena non è che una smorta immagine, e sforziamoci con la divina assistenza di conservare in ogni evento lieto o triste quel
quella serenità e quella calma che si addice ai veri seguaci del biondo Nazareno. Ecco, Padre Pio invita ad avere questo spirito di fede. È vero, ci sono dei giorni bui nella vita delle persone che non possiamo augurare a nessuno, e quando in questi giorni sento tante interviste, tante storie di dolore, veramente il cuore colpisce dentro, il cuore resta male, la sofferenza, diceva Nadia Toffa in questi giorni, non si insegna a nessuno, è chiaro, non si può insegnare la sofferenza, si può semplicemente mostrare questa immagine della fede che non ci lascia soli, che ci accompagna e dà un senso alla nostra vita. Però, dice Padre Pio, stiamo tranquilli, che alla fine, guardando il cielo, guardando a quella vita a cui il Signore ci ha chiamato, avremo quella serenità e quella calma che si addice ai seguaci del biondo Nazareno. Pace e bene a tutti.